Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Filippo e sono qui con Pokémon Violetto. Dobbiamo andare dal Pokémon dominante. Pokémon dominante che... Pokémon dominante che è di qua. Dobbiamo seguire tutta la strada, molto molto banalmente, e senza troppi intoppi, spero, di poterlo raggiungere. Quest'area dovrebbe essere abbastanza facile perché abbiamo... i Pokémon a livello molto molto alto. Non perdi l'occasione di farti dare una bella lezione. Ok, questo è Flavio Studente. Va bene. Dovrebbe avere i Pokémon circa sul 20, credo. Insomma, se le zone vanno a livelli, non penso. 23, sì. Piove, quindi ci metterò, farò anche meno danni. Ma allora, secondo me, contando il male che... che abbiamo... non piove più. Non piove più. Contando il male che abbiamo fatto a... comunque agli allenatori nel video precedente, poi abbiamo perso. Secondo me basta fare il Pokémon dominante, fare giusto quei due livelli, poi io ci riproverei a fare la palestra. Ma vediamo un attimo, vediamo. Perché il bello di fare l'ordine che vuoi te è una cosa che mi piace, però... avrebbero secondo me dovuto impostarlo, cioè fare un livello che andasse a, ad aggiustarsi in automatico in base a che palestra stai facendo, secondo me. Comunque botta in testa, ovviamente non è effetto perché questo overpredict. E vabbè, andiamo per Battiterra. Tanto comunque sarà più veloce, infatti, lui con un colpo di fango. E vabbè, GG. Anche se falliamo, vabbè, comunque moriva di burn. Ok, via lui, via Oinkologne. Esperienza 29 per Sandygast. Non mi ricordo a che livello si possa evolvere lui, non me lo ricordo proprio. Andiamo con Pavmo con le sue sberle tese e cerchiamo di buttare giù questo maialino di tipo normale. Cerchiamo però, mica ci riusciamo, cioè non è detto che ci riusciamo con un colpo solo. Allora, femmina questa, femmina. Ah, proprio cambia lo style, cambia un po' il disegno. Sberle tese, 1 2 3, colpi critici 3. Sbadiglio. Ok. Seconda sberla tesa. Se facciamo almeno 2, forse 3 ce ne servono. No, ok, 2. Perfetto, a posto. Via l'allenatore Flavio. Via Flavio. E copia i flitti 2. No, più energie. A posto. Wow, 31. Tagliacoda. Tagliacoda, chi la usa è una copia di se stesso e si fa sostituire da un altro... crea una copia di se stesso e si fa sostituire da un altro Pokémon della squadra? No, cioè non ho ben capito, deve essere tipo un sostituto, ma cambio Pokémon? Non ho ben capito in realtà. Vabbè, comunque Flavio è stato sconfitto e possiamo andare avanti. Tra l'altro, vorrei iniziare a mettere il mio compagno, perché non ho compagni. Vieni fuori, Pavmo. Com'è che viene fuori, Pavmo? Com'è che si mette fuori? Non ricordo più. Com'è che si mette fuori? Com'è che va fuori? Non mi ricordo. Che poi cosa lo... ah, ok, così. Che poi lui così fa esperienza, in teoria. Tipo qua. Si va di sberle tese su tutti. Fa esperienza. Eh sì, cioè, molto poca, ma... lasciamoglielo fare. Dai, vai, qua c'è anche un Bagon. E qua intanto prendiamo oggetti su oggetti. Kufant, attenzione, Kufant, lo affrontiamo. Kufant, andiamo un po'. Allora, Kufant, andiamo di sberle tese. Dovremmo riuscire a farlo easy perché è metallo, esatto. Facciamo un bel colpo. Ok, colpi fritti solamente 2, secondo dice super efficace. Spacca roccia, ma non fa... beh, oddio.
E vai ancora di sberletese. Allora, non crederemo al Pokémon dominante in questo video, ragazzi. Non lo so, insomma, non, potrebbe essere. Ma vediamo un po'. Colpi inflitti 2. Non ha più energie, ok. Esperienza. Meglio che faccia anche un po' di XP. Vieni fuori. Vieni fuori Pavmo e fai roba, fai roba. Ah, un allenatore. No, credo, sì. L'area 3 est è una zona mineraria. Estraiamo metalli a palate. Quindi avrà Pokémon di tipo metallo, Alvaro lavoratore. E quindi Alvaro lavoratore manda attenzione, scudo e spada. Mi pare che lui avesse difese enormi, ma attacchi bassissimi. Tipo deve essere tipo un wall, un muro gigante. Vediamo un po'. Roccio tomba, ovviamente. Niente. Vai di fossa. Molto bene. Gravità. Si intensifica, va bene. Tipo per i Pokémon che fanno levitazione o giù di lì. Ancora fossa. Ah, la foglia che gira. Lucidatura, si aumenta la velocità di 2 stadi. Ma dovrebbe essere comunque... Ah, adesso sono 4 stadi. E che ti serve? Ti faccio fossa, sono più lento. Ah, ok, devo fare roccio tomba. Vabbè. Ok, ma io vado comunque. Dovevi farlo forse al primo beat. Lucidatura. Adesso va. Mica non abbia battitero o terremoto. Ma blocco comunque non funziona sottoterra. Quindi va lucidatura. Roccio tomba e blocco. Non sapremo mai qual è la quarta mossa. Vabbè, peccato. A posto esperienza non penso neanche troppo. Beh oddio. Oddio, direi che non è neanche male. Certo che sei forte, grazie. Un po' di soldi. Torniamo. Andiamo su. Abbiamo fatto la fossa qua. Qua c'è un Voltorb che dorme. Qua c'è un Rufflet. Rufflet. Un attimo, andiamo. Polvo energia. Dugtrio. Qua c'è un'altra zona. Yut. Allora, Kufant. Prendiamo carbone, Scuroball. Precisione X. Gimme Ghoul. È una moneta qua, vero? Ok, metà di Gimme Ghoul. Kufant, ti fai ammazzare da Pavmo. Facciamo esperienza veloce. Molto poca esperienza. Vabbè. Vediamo qua. Un Diglett che però non ci piace. Noi vogliamo il vero ed unico Diglett. Il Wiglet. Il Wiglet. Allora, Kufant, guarda, ti... Ah, ma abbiamo colpito, mi sa. Sì, siamo andati troppo vicini. Che poi Copperajah mi piaceva anche come Pokémon, sinceramente. Proviamo a catturarlo. Vediamo se facciamo 3 sberle. Mi sa che... Beh, no, con 3 andiamo in rosso. Va, perfetto, si è fermato. Mamma mia. Catturiamo Kufant, non lo metteremo mai in squadra, Copperajah. Però mi piaceva, era un bel Pokémon, mi piaceva. Eccolo qua. Forse troppo stilizzato, tra virgolette, anche perché mi pare che sia il primo Pokémon elefante. Tutti gli effetti. Mi pare, un po' troppo stilizzato. Il Copperajah però non era bruttissimo. Bronzofante. Posso levare carichi di 5 tonnellate. Al mattino si dirige in gruppo con i suoi simili verso le grotte in cerca dei minerali di cui si nutre. 100 kg, 1,20 m. Ok. Preso Kufant. Ok. Bene, roccia calda. Buono. Molto bene, nice. Caramella esperienza S. Qua. Andiamo a attaccare, vai. Vai, fai botte. E il Pokémon si è evoluto, attenzione, però curiamo. Curiamo molto, molto bene. E qua. Vediamo cosa ci dice. Vuoi fare da tamburino di lancio al mio Pokémon che si è appena evoluto? Vediamo un po'. Che poi queste giacche così brutte. Felice Poké fanatico, mamma mia. Vabbè, ragazzo, scintilla 4x.
Non la senti. Butti anche la re. Piove anche. No, che okay, non me la butti te. Sei morto. Ma letteralmente 4x sotto rain, ragazzi. Di che stiamo parlando? Acqua volante. Bel Pokémon comunque. Oggettivamente bel Pokémon Gyarados. Oggettivamente molto bello. Non so ancora lottare bene. Si è appena evoluto. Ma non sa ancora lottare bene. Beh, effettivamente è un po' Magikarp. Effettivamente. Allora, la strada è per di qua, mi pare che sia. Sì, dobbiamo seguire questa strada, credo. No, non è questa. Sto perdendo, io mi perdo. Ah, di qua c'è il nulla cosmico. Da qua arrivavamo, quindi no, non è per di qua. Non è per di qua. Vai, Pafmo. Picchialo. Picchia Kufant. Ruggine. Dai. No, facciamo esperienza anche così, insomma. No, Sandaconda. No, aspetta. Un clan. Cacchio, no, dai, voglio affrontare tutti quei cosi. Ehi Filippo, il dominante del sottosuolo dovrebbe essere da qualche parte in questa miniera. Dicono che sia mastodontico e di una lunghezza spaventosa. Però se fosse così lo vedremo subito. Dove si sarà nascosto? E come fa a non farsi vedere? Magari è velocissimo. Se così fosse potresti inseguirlo in groppa al tuo Pokémon, no? Ok, io però vorrei affrontare questi Kufan. Vai! Pavmo, fai tutto! Dai, annientali! Picchiali! Tutto qua? Non fai altro, vabbè. Che tristezza. Rolicoli, questo cos'è? Che cazzo? Oddio, questo è il coso che entrava il motore della macchina. Varum. Sarà in metallo qualcosa? Mamma mia. Dimmi che tentenna. No, Vortex Palla. Sì, acciaio. Sì, in metallo, ma vabbè. Acciaio. Boh. Acciaio qualcosa. Lo voglio catturare. Sono troppo curioso di vedere cosa dice di sto Pokémon. Che è un motore. Cioè, alla fine è un motore. È cringe, ma è un motore. Vediamo un po'. Uno. Due. Vroom. Sarà acciaio elettro. Varum, no Vroom, scusate. Sarà acciaio elettro, credo, una roba del genere. Uno. Due. Tre. Preso. Varum è stato catturato. Ok, bene, Marco sale. Provocazione, no. Varum, che tipo è? Acciaio veleno. Il suo corpo è la parte d'acciaio. Si attacca alle rocce per trasformare la materia in cui sono composte l'energia che usa per muoversi. Monocilindro. Io voglio vedere come cazzo si evolve sta roba. Cioè avrà tre evoluzioni. Due. No, oddio. Ne ha solo una? No, si evolve in qualcosa. Gas di varum. Io voglio vedere cosa diventa questo. Cioè, solo per questo lo metterei in squadra. Ma acciaio veleno. Fattato acciaio elettro. Ancora non ha detto levo Pavmo. Ma acciaio veleno. Typing che insomma non è che sia proprio il top. Cioè, almeno per quella che è la mia squadra. Non lo so. Vedrò. Sberle tese. Vai Pavmo. Ok. Una sberla. E doppia sberla. A posto, colpi inflitti 2. Più energie. E ci siamo, un po' di esperienza che male non fa. E qua c'è un allenatore. Mi parli? Oh yes. Ti farò vedere quanto sono robusti i Pokémon di tipo acciaio. Vabbè dai, sberle tese a destra e a sinistra e muori. Aldo lavoratore. Varum. Ok, ho appena catturato uno. Quindi acciaio veleno. Ok. È al 23. Vabbè, andiamo di fossa. Sì, perché è veleno, è vero, c'è il veleno. Andiamo di fossa e dovrebbe morire in un turno. Forse un hit KO. Siamo anche al 30. 30 o 31? Siamo al. Boh, vabbè. Siamo al qualcosa. Siamo a qualcosa. 30. Ok. Sconfitto Aldo lavoratore. Allora conoscevi già i punti deboli dei Pokémon di tipo acciaio. Vabbè, Aldo. Gioco da quando. Da prima che tu nascessi. Da prima che tu fossi un'idea di Game Freak.
Allora, vediamo. Oggetto, no! No, non posso. Non posso, no. Mi servirà, boh, qualche abilità alla mount, credo. Ok, piove comunque, vabbè. Allora, il Pokémon deve essere qua. Vabbè, l'area è immensa. Madonna mia, Varum, Madonna mia. Vai via. Più via, vai. Vai, vai via. Vai via. Mi fai paura, Varum. Qua. Mega Ball. Ok, Pavmo intanto fa un po' di botte. Ok. Qua c'è un altro allenatore che credo che affronteremo subito. Vediamo. Ho visto una cosa incredibile, vuoi sapere cosa? No. Sinceramente non me ne frega molto, ma va bene. Ramira, studentessa. Snover, ok. Dal nulla, in un'area così, Snover. Scendi neve. Allora, sberletese non gli fa bene perché so che Snover, o meglio, Bomba Snow, ha 60.000 debolezze. L'ho usato anche nel let's play di Diamante e Perla. Quindi sappiamo che ha 9.000 debolezze, tra cui anche la lotta. Povero Snover. Foglie lama. Mi prendo la neve. No, perché non è grandine neve. È vero, non c'è grandine. È neve. Ok. Non fa danno da. No. Non ho più energie. A posto. Vabbè, dai, tra un po' saliamo anche di livello anche con gli altri Pokémon. Ho visto un Pokémon che è proprio qui. Va bene. Ah, ok. Quindi sarà qua in zona. Probabilmente ce lo sta suggerendo anche lei. No, cacchio, cos'è sta? Oh, ancora questo. Non ricordo neanche il nome. Brambleam. Cioè, talmente poco che mi interessa sto Pokémon. Non so neanche il nome. Allora, scendiamo perché deve essere qua nei paraggi. Sicuramente qua nei paraggi. Credo. Vediamo un po' queste grotte cosa nascondono. Oh, occhio. Allora, vediamo un po' queste grotte. Eh sì, sono dei passaggi da una parte all'altra. E sbuchiamo. Ah, qua in alto, dalle monete di Gimme Ghoul. Di Gimme Ghoul. No, Raffet, non mi interessa. Vabbè, effettivamente. Allora, Breviary è un bel Pokémon. Forse più di Onkrow. Però Onkrow è almeno anche il buio. Quindi, ok. Sandygast va al 30, non mi interessa ipnosi, non è nel. Tu farei solamente terremoto, battiterra, mossa di drain tipo erba e basta praticamente. E vabbè, e sgomento giusto per. A posto, quindi niente, torniamo giù e andiamo a vedere qua, perché non si capisce. Allora, vediamo, dovrebbe essere tipo qui il Pokémon dominante. No. No, non è. No, questa è solamente una zona di. Ma non è questa la zona del Pokémon dominante. Ah no, cacchio, no, non sono del tutto rincoglionito. E qua? Mandiamo. Vediamo se mandiamo. Pavmo, fai qualcosa là dentro. Vai nella tana. Te ne frega proprio il giusto di andare nella tana. Niente proprio, vediamo. Torniamo su. E vediamo se c'è qua qualcos'altro, ma. Tipo qua. Ci sono due grotte. Vediamo. Sono tipo collegate. Questa è chiusa. Ah. E di certo non è questa. Attenzione, attenzione, attenzione. Un Bagon. Un Bagon. Salamence è troppo mainstream. Però non so neanche Sikslazer quanti lo. Bah, praticamente qua è per catturare un Bagon. Se uno vuole mettersi in squadra già. Al Pokémon, vabbè, non ci interessa. E qua c'erano le tane dei Pokémon, cioè meglio, tane piccole. Ma nulla più. Va bene. Allora andiamo verso. Andiamo avanti. Verso l'obiettivo, il target. Che probabilmente faremo nel prossimo video. Perché ok, sono a 20 minuti. Però
preferisco fare video non troppo lunghi, almeno se non c'è necessità, non è che urco troppo lunghi, perché penso che troppo lunghi sia un malus. È shiny? È shiny? No, non è shiny. È shiny? Ma non è shiny o è una colorazione diversa? Non mi pare sia shiny. No, non è shiny. No, perché sono tutti colorati così adesso. Quindi sarà tipo una forma territoriale, come era Shellos e Gastrodon, penso, perché no, non penso sia shiny. No, ci ho sperato per un attimo di trovarne almeno uno. Allora, Pokémon dominante è lì dentro. Però sicuramente ci occuperà una decina di minuti. Sì, vado mezz'ora, ma sapete che video, cioè, se posso evito di fare video troppo lunghi. Niente ragazzi, ci salutiamo qua. Ci vediamo al prossimo video di Pokémon, in cui andremo ad affrontare il Pokémon dominante. Spero che vi sia piaciuto, anche se i video un po' brevi, ma sapete che se posso preferisco. Grazie per avermi seguito, commentate, condividete, iscrivetevi. Attenzione qua, vorrei finire il discorso. Noi ci vediamo al prossimo video di Pokémon Violetto. Ciao ragazzi!